Un saluto a tutti amici del web, sono Dado Bax e benvenuti in questo nuovo video. Questa classifica sarà un po' diversa dal mio solito, dato che andrò a ripercorrere tutta la storia dei videogiochi per PC e andrò a stilare una classifica personalissima dei 50 migliori giochi PC di tutti i tempi. Mi rendo conto che è un progetto abbastanza ambizioso e mi rendo conto che potrebbe essere soggetto a critiche, dato che comunque i videogiochi usciti sono tanti, io non ho dovuto scegliere 50. Ragazzi, scegliere solo 50 giochi per oltre 30 anni di videogiochi, vi rendete conto che è stata un'impresa ardua, cioè ho messo del tempo. Sicuramente mancheranno tanti titoli, ma non per mia scelta, o meglio, proprio per mia scelta, dato che non ho dovuto scegliere 50. Quindi la cosa che vi chiedo è di non sentirvi offesi se il vostro titolo preferito non è presente in questa classifica, dato che è possibile che non ci abbia giocato o molto più probabilmente che mi sia piaciuto di meno rispetto ai 50 che ho scelto. In ogni caso ho cercato di essere il più oggettivo possibile, dato che sono andato a combinare, per stilare questa classifica, i gusti personali con quelle che sono le caratteristiche che rendono questi videogiochi importanti per la storia dei videogiochi, ma soprattutto per la storia dei videogiochi PC. Ma non perdiamoci più in chiacchiere e andiamo a vedere la prima tranche di giochi. Vai! Il titolo che apre questa classifica è The Sims. Per un mercato come quello PC, orientato tipicamente ad un pubblico maturo, il successo di The Sims è un fulmine a ciel sereno. The Sims dimostra di come piaccia anche ai maschi giocare alle bambole, in questo caso bambole virtuali, chiamate sim e con fattezze particolarmente umane. 49. Hitman 2 Silent Assassin. L'avventura di Agente 47, iconografico assassino pelato dal grande sangue freddo e dal grande carisma. Un gioco stealth di pregevolissima fattura, sviluppato peraltro quando lo stealth, lo ricordiamo, ancora non andava di moda. 48. Per Splinter Cell Chaos Theory. Ancora uno stealth, ma questa volta nei panni di un agente segreto super accessoriato. L'irrealistico visore è oggi simbolo dei giochi di infiltrazione su personal computer. La grandiosa risposta PC a Metal Gear Solid. 47. Per Earthworm Jim e Murder the Kill. Quando la demenzialità è a servizio della genialità. L'ormai defunta Shine Entertainment ha confezionato negli anni 90 queste perle, divertenti, originali ed immediate. 46esima posizione per Lemmings, un simpaticissimo puzzle game, il quale scopo è quello di portare all'uscita del livello un determinato numero di esserini. La particolarità è che bisogna usare le abilità degli stessi esserini. Davvero carinissimo. 45 per Gabriel Knight. La prima avventura grafica presente in questa classifica è Gabriel Knight, un gioco dalla trama matura, dal protagonista carismatico e dal comparto tecnico splendido. Notevole la colonna sonora. Insomma, tutto quello che si può volere da un'avventura grafica. 44esima posizione per Dim Hospital, simpaticissimo gestionale dell'ormai defunta Bullfrog che ci mette a capo appunto di un ospedale. L'ironia e la demenzialità che pervadono il titolo lo elevano sopra la concorrenza e lo rendono un gioco unico ancora oggi. 43. Minecraft. Il sandbox più di successo di tutti i tempi, un fenomeno di costume su YouTube, il primo indie a diventare mainstream, serve dire altro. Insomma, Minecraft mette d'accordo grandi e piccini. Dopo Tetris è sicuramente il miglior gioco in cui i protagonisti sono blocchi. 42 per Stalker Shadow Chernobyl, un interessantissimo titolo che si trova purtroppo molto in basso in questa classifica dato che gli sviluppatori non sono riusciti, a mio parere, ad esprimere tutto il potenziale che in realtà avrebbe il gioco. A patto di riuscire a sorvolare su alcune scelte di design abbastanza discutibili, Shadow of Chernobyl offre una delle migliori esperienze di gioco per personal computer. 41. Settlers 2. Quando la realtà in strategy incontra il genere gestionale, nasce Settlers 2.
curioso strategico nel quale non si controllano direttamente gli omini selezionandoli, ma indirettamente, edificando strutture e collegandole con delle strade. Le battaglie dal sapore vagamente di risico completano il saporitissimo piatto. E dopo queste prime 10 posizioni di aperitivo andiamo a vedere le posizioni dalla 40 alla 30, che contengono quelle che, secondo molti utenti, potevano essere le prime posizioni. Quindi vediamo un po' cosa ci riserva. 40esima posizione per The Longest Journey, una grande avventura grafica 3D di portata epica che vede il viaggio di Avril attraverso Stark ed Arcadia, rispettivamente il nostro mondo e il nostro parallelo. Un'esperienza di gioco spesso provata a bissare da giochi recenti, ma rimasta tuttora unica. 39esima posizione per Another World, un semplicissimo platform in 2D ma realizzato allo stato dell'arte. La varietà delle ambientazioni, delle situazioni di gioco e del rispettivo gameplay lo rendono un gioco imperdibile ancora oggi. È uscita peraltro di recente una versione rimasterizzata in HD. 38 per Company of Heroes. Uno strategico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, incentrato più sulla singola squadra che non sul livello operazionale. L'originale formula di gioco basata sul controllo delle zone lo eleva sopra la massa. 37esima posizione, Diablo 2. C'è stato un tempo in cui i GDR erano prerogativa di pochi. Blizzard, in controtendenza, voleva rendere questo genere accessibile a tutti. Il risultato fu Diablo, missione compiuta. Il miglior titolo della serie, tuttavia, almeno a mio parere, è il seguito, Diablo 2. 36. The Walking Dead, la migliore avventura grafica di Telltale Games, che a detta di molti è addirittura migliore della controparte televisiva. Un gioco basato sulle scelte morali, dal grande impatto emotivo. 35. Europa Universalis 3. Strategico dalla grande profondità che offre un panorama di opzioni a dir poco disarmante per i novellini, ma che può essere imparato al meglio senza troppa difficoltà. Uno dei compromessi migliori tra la formula degli strategici casual e la difficoltà dei wargames. 34. Doom, il primo sparatutto in prima persona ad ampia diffusione, il primo successo commerciale PC di tutti i tempi, una pietra miliare del gioco PC. Beh, serve dire altro? 33esima posizione, Planescape Torment, il gioco di ruolo duro e puro, dall'ampio respiro e dalla portata epica. Difficilmente fruibile dal giocatore occasionale di oggi, ma imperdibili per gli appassionati di GDR per PC. 32. Crysis, un protagonista capace di fare di tutto di più, un'isola a nostra disposizione, una grafica da urlo ed un gameplay senza sbavature. Insomma, l'unico difetto di Crysis è che prima o poi finisce. 31. Thief Deadly Shadows, il gioco che ha portato il genere stealth su PC vede la sua massima espressione nel terzo capitolo, appunto Deadly Shadows. Le frecce d'acqua con cui spegnere le torce sono semplicemente un colpo di genio. 30. Duke Nukem 3D, il Duca, semplicemente il Duca, il più dissacrante personaggio videogiochi PC e protagonista di uno dei più divertenti sparatutto di sempre, rimasto tuttora insuperato. Inutile dire che il seguito, Duke Nukem Forever, non regge assolutamente il confronto. Quindi Doom e Duke Nukem sono fuori dalla volata scudetto, siamo arrivati alla posizione 29, l'atmosfera si sta scaldando, andiamo a vedere le posizioni fino alla 20. Unreal Tournament 2004, lo sparatutto arena nella sua forma più bella. Il migliore compromesso PC tra l'eSport ed il casual gaming, facile da imparare, difficile da padroneggiare. 28. Lode Runner, interessante variante PC del famosissimo Donkey Kong. Qui i barili sono sostituiti da degli omini che hanno la possibilità di rincorrerci. D'altro canto il protagonista, oltre a saltare, ha la possibilità di arrampicarsi e piazzare trappole. Semplicemente fantastico. 27. ROM Total War. La serie Total War è simbolo di garanzia fin dal 2000 ed ha raggiunto, a mio parere, il suo massimo apice con ROM Total War nel 2004. A metà strategico a turni, a metà strategico in tempo reale, la serie Total War è l'offerta strategica più completa oggi sul mercato.
26, Day of the Tentacle. Tre personaggi, tre epoche differenti, tre avventure, ma collegate dalla macchina del tempo, la più demenziale delle avventure della LucasArts. Un gioiellino. 25, Commander Keen 4. Semplicemente il miglior platform 2D per PC mai creato. Commander Keen è la risposta della ID Software a Super Mario della Nintendo e per la tecnologia dell'epoca posso dire che riuscì a pieno nell'impresa. Fruibilissimo ancora oggi. 24, Wolfenstein 3D, il primo sparatutto della storia. Un gioco destinato a diventare il genere di maggior successo e maggior prestigio della storia dei videogiochi. Una pietra miliare, il livello in cui si uccide Hitler poi è memorabile. 23, Commandos 2. Uno strategico in tempo reale orientato all'infiltrazione. Anziché un esercito, si controllano pochi uomini, ma ognuno fortemente caratterizzato. Una grande esperienza di gioco, uno stile di gioco originale rimasto unico nel suo genere. 22esima posizione per Assassin's Creed 2. Ok, è una conversione, ma Assassin's Creed 2 merita di essere in questa classifica. L'ambientazione, la narrazione, il protagonista, l'intera esperienza di gioco sono da assaporare almeno una volta nella storia di un giocatore. Uno dei titoli più belli della scorsa generazione di videogiochi. 21. GTA San Andreas. Altra conversione, ma che assume un valore aggiunto su PC grazie al mondo delle mod, inesistente su console. La serie Grand Theft Auto è semplicemente grandiosa e ha portato una formula di successo che dura ancora oggi. Qua comincio già a sentire puzza dei primi commenti. Abbiamo visto fuori Assassin's Creed 2, GTA San Andreas, che abbiamo visto fuori più, abbiamo visto la serie Total War, Wolfenstein 3D. Cosa ci sarà nelle prime 20 posizioni? Andiamo a scoprire. 20esima posizione ex aequo tra System Shock 2 e Bioshock, quando non si deve solo girare e sparare, ma si deve anche ragionare. Sparatutto in cui contano più l'immedesimazione che la semplice skill, dei pregevolissimi punti di contatto fra FPS e GDR. 19esima posizione, The Elder Scrolls, Morrowind e Skyrim. Inizialmente esclusiva PC e poi sbarcata su console, la saga di The Elder Scrolls fa della sua libertà d'azione il suo cavallo di battaglia. Tecnicamente si può giocare per ore senza progredire con la trama, una formula geniale nella sua semplicità che offre una delle migliori esperienze di gioco di sempre. 18esima posizione, Warcraft 3. Il trionfo della strategia in tempo reale vecchio stile, esport alle World Cyber Games per molto tempo e che ha dato origine al fenomeno dei MOBA, i giochi in stile Dota per capirci. Imperdibile per ogni appassionato di strategia. In 17esima posizione, i giochi BioWare. Qui abbiamo un bel calderone, con Baldur's Gate, Neverwinter Nights e Mass Effect. Ho messo tutti nella stessa posizione perché li trovo tutti bellissimi e più o meno tutti sullo stesso piano. Sono dei fantastici giochi di ruolo, ognuno con un suo stile ed una sua giocabilità, e per questo non paragonabili. Costituiscono tutti insieme la colonna vertebrale dei giochi di ruolo su PC. Sedici, Quake 2. Il capolavoro della ID Software è senza dubbio Quake, migliorato addirittura dal suo sequel, Quake 2. Uno sparatutto ignorante dove quello che si deve fare è solo sparare. La formula di gioco sembra banale, ma in realtà è solo semplice, o meglio, semplicemente geniale. Il level design poi, che rasenta alla perfezione, fa il resto. Quindicesima posizione per la saga di The Witcher, una delle migliori esclusive PC degli ultimi anni. Un gioco di ruolo caratterizzato da un personaggio fortemente carismatico ed una trama e dei toni molto maturi. I temi affrontati spaziano dal razzismo alla corruzione al tradimento ed offrono una delle migliori esperienze di gioco di sempre. In 14esima posizione, Maniac Mansion.
più personaggi giocanti, finali multipli, ironia a fiumi ed enigmi demenziali. Ma cosa vogliamo chiedere di più? Maniac Mansion è il gioco della LucasArts che ha dato il via all'epoca d'oro delle avventure grafiche. Consigliatissimo ancora oggi. Tredicesima posizione per Mafia. Quando si parla di capolavori del passato tuttora mai raggiunti, io cito sempre Mafia. Una delle storie più belle dei videogiochi, un gameplay attualissimo ed un'intera città da esplorare. Mafia è la risposta seria a GTA. E che risposta! Dodici, Fallout 3. Sicuramente il miglior gioco di ruolo della Bethesda Softworks, che ha saputo riprendere alla grande una grande serie del passato. Credo che abbia una delle trame più intrigante mai viste, caratterizzata da diversi colpi di scena ed un finale che definire epico è dir poco. Undicesima posizione per Age of Empires 2. La strategia in tempo reale a sfondo storico come non si è mai più vista. Sembrerà strano, ma negli anni 2000 gli strategici andavano di moda come oggi vanno di moda gli sparatutto. Un'epoca lontana eppure vicina. Age of Empires 2, ma anche Age of Mythology, Empire Earth, Rise of Nations sono tutti da recuperare, tutti, se ve li siete persi all'epoca. Imperdibili. Siamo arrivati alla top 10. L'atmosfera si sta scaldando tantissimo. Mi metto nei panni dei videogiocatori, diciamo così, magari un po' distratti, che vedendo questa classifica dicono: ma i migliori sono già usciti, quali titoli mancano nelle prime 10 posizioni? Abbiamo visto che sono usciti Skyrim, che sicuramente la maggior parte di voi conosceranno, che è un titolo bellissimo. Warcraft è uscito, sono usciti i giochi BioWare, Mass Effect, Quake 2, The Witcher. Maniac Mansion, vabbè, che magari conoscete di meno, Mafia, Fallout 3, Age of Empires 2, chi ci sarà nelle prime 10 posizioni? Ragazzi, vi assicuro che ci ho pensato tanto per stilare queste 10 posizioni, quindi queste rispecchiano davvero quelli che sono non solo i miei gusti, ma oggettivamente quelli che secondo me hanno portato un contributo più importante nella storia dei videogiochi per PC. Spero di aver scelto bene. Vediamo le posizioni dalla 10 alla 4. In decima posizione, Braid. Il miglior gioco indie di tutti i tempi è un raffinatissimo puzzle game nel quale il controllo del tempo è il vero protagonista della storia. Dietro un gameplay apparentemente alla Super Mario si nasconde un gioco incredibilmente profondo nel quale l'atmosfera gioca un ruolo cruciale. Gli enigmi sono semplicemente geniali ed il livello finale rasenta la perfezione, uno dei migliori finali mai visti nei videogiochi. Nona posizione, Max Payne. Max è, in assoluto, il personaggio dei videogiochi che ho adorato di più. Un poliziotto che non ha nulla da perdere, che ha perso la moglie e la figlia e che si gioca il tutto per tutto. Un favoloso action dai toni maturi in un'epoca in cui gli action, ricordiamo, erano ancora dei platform 3D. Il bullet time, poi, e cioè la possibilità di rallentare il tempo, vale da solo l'acquisto del biglietto. Ottava posizione, la serie di Monkey Island. E ci siamo! La migliore avventura grafica put e clicca di tutti i tempi. Icona del gioco su PC e dei videogiochi della comicità demenziale, ma al contempo raffinata. Un gioco assolutamente imperdibile. Settima posizione per Prince of Persia. Tutta la serie di Prince of Persia è splendida, intendiamoci, ma il titolo che è in settima posizione è il primo Prince of Persia, quello sviluppato da Jordan Mechner alla fine degli anni 80.
Le animazioni fanno semplicemente gridare al miracolo. La varietà nei vari livelli è semplicemente disarmante ed il sistema di combattimento basato su colpisci e contrattacca introdotto da questo capolavoro è ancora oggi in uso. Una delle pietre miliari della storia dei videogiochi. E peraltro, per quanto possa contare, uno dei giochi preferiti da papà. Stessa posizione per la serie di SimCity. Quando comparve questo gioco in cui non si doveva distruggere ma costruire, nessuno si aspettava potesse raggiungere il successo che poi ha effettivamente avuto. Sindaco di una città virtuale, il giocatore ha l'obiettivo di far prosperare e crescere il suo centro urbano. Una premessa semplice per uno dei migliori giochi PC di tutti i tempi. Quinta posizione, Civilization, il miglior gioco di strategia a turni di tutti i tempi. Un magnifico viaggio nella storia, dall'età del ferro fino al prossimo futuro, nei panni di una sorta guida spirituale del nostro popolo. Inizieremo con un colono ed un pugno di soldati malarmati e attraverseremo tutta la storia del genere umano. Un gioco di portata epica, ambizioso e geniale, e che esprime il miglior concetto di strategia mai visto su PC. Quarta posizione, Half-Life 1 e 2 più Mod e Portal 1 e 2. Una mega famiglia di giochi, uno legato all'altro ma al contempo di natura profondamente diversa. Half-Life 1 e 2 hanno reinventato gli sparatutto in prima persona quando sono usciti, ponendo l'accento sulla narrazione e sull'immedesimazione anziché sull'azione. Portal 1 e 2 presentano lo stesso motore di gioco ma al contempo le meccaniche più innovative della storia dei videogiochi. Portal 2, in particolare, è un gioco semplicemente perfetto. Siamo arrivati al podio. Mi metto nei panni dello spettatore. Dice, ma quale videogioco manca? Chi c'è in testa? Possibile che ci sfugge qualcosa? Forse qualcuno ci sta arrivando per esclusione, ma andiamo a vedere. Terza posizione per Grim Fandango. A mio parere, il capolavoro massimo della LucasArts è questa splendida avventura 3D ambientata nella Terra dei Morti. Il nostro protagonista, Manuel Calavera, è un mietitore, una sorta di traghettatore di anime. La vicenda di Manuel Calavera si intreccia con una storia di crimine e corruzione, una trama coinvolgente, matura ed a tratti commovente. La colonna sonora passa da sonorità jazz al folklore messicano, da brani dal ritmo sincopati a tanghi passionali. La musica ci accompagna per i quattro capitoli di gioco, ognuno caratterizzato profondamente. I personaggi caratterizzati tutta in maniera fantastica e le meravigliose ambientazioni che fanno da cornice a una storia ricca di colpi di scena rendono Grim Fandango uno dei migliori giochi di tutti i tempi. In seconda posizione, Deus Ex. Quando gli spara tutto, incontrano i giochi di ruolo, viene fuori Deus Ex. Ciò che rende Deus Ex grandioso è il level design, che permette la risoluzione di ogni missione con diversi approcci. Diversi titoli paventano questa possibilità, ma Deus Ex è quello che la riesce ad offrire in maniera ottimale. La sensazione di essere veramente protagonista della storia e che le nostre azioni portino realmente conseguenze è fortissima. Una storia di cospirazioni fantapolitiche fa da contorno al tutto in maniera eccellente ed eleva Deus Ex diverse spanne sopra la concorrenza.
StarCraft è l'esperienza di gioco PC definitiva. Un titolo che offre una campagna di gioco incredibilmente varia, una delle trame più intriganti della storia dei videogiochi, una formula multiplayer semplicemente grandiosa. Per chi non lo sapesse, in Corea StarCraft è considerato sport nazionale, cioè al pari di come in Italia si segue il calcio, da loro si segue StarCraft. Uno strategico skill oriented, fortemente spettacolare e televisivo, ed incredibilmente divertente, diverso ad ogni partita. StarCraft è, senza timore di smentita, la principale motivazione per cui una persona dovrebbe possedere un PC da gaming. E questo è tutto, ragazzi. Beh, dopo un video, diciamo, di portata epica come questo, io non posso che ringraziarvi dell'attenzione che avete avuto per stare con me fino all'ultimo. Vi chiedo di lasciare un like e soprattutto un commento nel quale dite cosa ne pensate di questa classifica, di questa classifica di portata epica, diciamo, di 50 migliori giochi per PC, a mio parere. Ragazzi, è un progetto, ripeto, abbastanza ambizioso, e ripeto il concetto, non sentitevi offesi se il vostro gioco preferito non è presente tra questi, perché i gusti sono gusti comunque. Il mio consiglio è di, oltre lasciare un like e un commento, di aggiungere questo video nei preferiti, dato che è quella tipologia di video che, sai, una volta ogni tanto fa piacere di rivedere. Bene, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!